Benvenuti ragazzi in questo nuovo video, sono Ayub e questo video qui lo sto facendo dal telefono perché ho perso la mia videocamera. Ho letteralmente fatto solo due video con quella videocamera e già l'ho persa. Comunque, poi magari spiegherò anche le dinamiche di questo. Adesso con questo video qui, innanzitutto forse lo vedi, forse lo senti, sono un po' malato. Ah, c'ho raffreddore, mi fa tutto male, c'ho la febbre, sto morendo. Però siccome qualche video fa avevo fatto un... Aspetta che appoggio il telefono perché il braccio mi inizia già a far male. Siamo appena partiti, neanche un minuto. Si è storto. Ok, così dovrebbe andare bene. Qualche video fa avevo fatto un video dove raccontavo, spiegavo gli obiettivi di questo 2020, uno dei quali era quello di essere più costante su YouTube, quindi eccomi qua a fare adesso questo video. Questo video qui andrò a spiegare delle cose che ti saranno utili a te se stai cercando di iniziare la tua agenzia di online marketing e anche di scalare. Ed è anche una parte di questo video è anche molto utile a chiunque vuole iniziare qualsiasi altro business online o offline. Però mi concentrerò di più per quanto riguarda l'iniziare un'agenzia di social media marketing e scalarla soprattutto, ok? E mi baserò molto su esperienze personali, cose che ho iniziato a capire, che conoscevo già, ma che ho capito molto bene dopo aver avuto delle esperienze. Ho iniziato davvero a capire queste cose qui, perché prima le conoscevo ed è una cosa diversa nel conoscere una cosa e capire davvero quella cosa quando la vedi, la provi. Okay, poi adesso a breve spiegherò di cosa si tratta. E con questo video qui ho letteralmente l'idea, sai quando hai talmente tante cose che puoi condividere ma non sai come partire, non sai come organizzarle in modo da fare un video breve, diretto al punto, ok? Quindi questo video qui non sarà uno di questi video, può darsi che duri tanto, non ho le energie di mettermi a scrivere sarà letteralmente una chiacchierata che faccio, quindi mi lascio andare, faccio una chiacchierata, mi vengono in mente delle cose, magari sarò un po' ripetitivo, magari penserò, magari sbaglio, però scusami, in tanti video provo a essere più breve possibile, però non sono io, sono una persona molto lunga, richiede molto tempo e molto lunga. Quindi mi dispiace, se non ti piacciono questi video qui, molto lunghi, puoi disiscriverti dal canale e andare a vedere i video da 2 minuti. Questo video qua c'è tanto valore e però richiede del tempo, ok? Se non hai questo tempo a disposizione, mi dispiace. Quindi partiamo. Allora, prima cosa che vorrei spiegare è che ci sono delle cose che, come ho detto prima, che già conoscevo, che sono l'importanza del compound effect che guida tutto il business, la crescita di una persona e l'ottenimento quindi dei primi risultati e la crescita. Quindi l'ottenimento di risultati ancora più grandi, l'importanza di creare un team, di avere un team e l'importanza di avere dei sistemi, ok? Queste tre cose, quindi compound effect, l'importanza di avere dei sistemi e avere un team, sono delle cose davvero molto potenti. L'importanza di queste cose, soprattutto del compound effect, è qualcosa che tutti conoscono, la maggior parte di persone conoscono, magari anche te conosci, adesso a breve spiegherò anche di cosa si tratta, ma che anch'io per esempio conoscevo davvero molto bene. Conoscevo davvero molto 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 bene, però in questi ultimi 10 giorni ho visto quanto è potente questa cosa qua. Ed è per quello che faccio adesso questo video dove vado e ti condivido la mia esperienza, ok? Allora, qualche giorno fa sono venuti dei miei amici da Italia, Londra, Francia, dal giro del mondo, per il mondo sono venuti qui a Dubai per fare una sorta di vacanza di 7-10 giorni. E quindi sapete bene quando una persona viene in vacanza, comprime, poi queste persone qui spendono tanti soldi, quindi comprimono tantissime attività, vai qui, corri qui, vai lì, fai questo, fai quello, vai, fai questa attività qui, andiamo in questo posto, andiamo in quest'altro, andiamo in questo... Comunque, fai tante cose compresse in un certo periodo di tempo, che magari io non avrei mai fatto perché vivendo in questo posto, dici io ho tutto il tempo del mondo, posso fare una cosa al mese. E c'ho tutto il tempo del mondo, non vai a comprimere così tanto. E anche perché io sono una persona che, se mi conosci, se già vedi tanti,
hai visto altri dei miei video, sai bene quello che penso per quanto riguarda il lavoro e cerco sempre di migliorare, fare più ore e migliorare la qualità del mio lavoro. Poi andremo anche su questo, andremo a parlare anche su questa cosa. Comunque, stavo dicendo, sono venute qui queste persone, forse anche questo è il motivo perché sono malato adesso, perché il mio corpo non è assolutamente, c'ho 23 anni, però il mio corpo non è abituato a fare questa vita qui. La mia vita è abbastanza noiosa, ok? Spendo davvero molte ore a lavorare, a fare quello che mi piace, non lo chiamo neanche lavoro, però per altre persone sarebbe molto noioso, a me piace. C'è una routine, ok? Tutti i giorni mi alzo, vado in palestra, faccio questo, faccio quello e continuo a fare questa cosa qui perché ho visto fino adesso in questi 2 anni ho ottenuto dei grandi risultati anche grazie a questa cosa, quindi continuo a fare questa cosa qui. E anche perché non credo in tante persone vanno e pensano, ok, business online, pensano business online, inizio la mia agenzia di social media marketing, inizio a fare affiliate marketing, questo e quello, e inizio a lavorare 2 ore al giorno dal mio computer, da tutte le parti del mondo, vado a Bali, vado qui, vado lì e io so, perché ho provato a fare questa cosa, so che non, soprattutto all'inizio non funziona. E tutte le persone che dicono questa cosa qui non la fanno, lavorano davvero tanto, se sono arrivati a dei alti livelli, ma dicono questa cosa qui cercando di vendere il sogno, perché il sogno è la cosa che vende, è molto potente. Se io ti vendo, vengo da te e guarda, stai lavorando 8 ore al giorno, la tua vita fa schifo, prova a immaginare la tua vita che puoi lavorare 1 ora al giorno, viaggiare il mondo e fare quello che vuoi, guadagnare centinaia di migliaia di euro, Bali, dal computer, non dovrai più vedere la faccia del tuo capo, eccetera, eccetera, è qualcosa che vende ed è un sogno, però non è la realtà perché l'ho provata questa cosa qui. E ma niente, quindi questo è il motivo perché cerco sempre di implementare la mia etica lavorativa e anche perché appunto è qualcosa che mi ha fatto ottenere dei risultati in questi 2 anni, man mano che divento sempre più bravo a lavorare meglio, a lavorare appena un po' di più e soprattutto la qualità del mio lavoro, quindi indirizzare energia lavorativa nelle cose che più importano e identificare queste cose qui è qualcosa che mi ha portato sempre a una crescita quasi esponenziale, ok? Molto molto alta in questi 2 anni. Tuttavia questo qui però ha causato un problema, che siccome ho lavorato praticamente sempre in questi 2 anni, quasi tutti i giorni più o meno qualcosa la faccio, ok? Non c'è proprio quel giorno off dove proprio non faccio niente, tutti i giorni faccio qualcosina, quindi il mio cervello è iniziato ad associare il fatto che ogni mese cerco di implementare e migliorare la qualità del mio lavoro, è iniziato ad associare il fatto che se questo mese io guadagno di più è perché ho lavorato meglio questo mese qui, ho lavorato appena un po' di più e mi sono fatto il sedere questo mese qui, quindi qualsiasi cifra sia, cresce l'azienda è perché io e il team abbiamo lavorato più forte, ok? Siamo stati molto forti a lavorare e abbiamo migliorato la qualità del lavoro, eccetera, eccetera. E il mio cervello ha quasi inconsciamente iniziato a scordarsi del compound effect, ok? Che adesso ti spiego brevemente che cos'è questa cosa qui, facendoti un esempio. Se hai già iniziato, non se sei interessato ad iniziare un'agenzia di online marketing, ma se hai già un'agenzia di online marketing, conosci molto bene il fatto che quando tu inizi a lavorare per un cliente, lavori il primo mese, quindi ti dà 2.000 euro per il tuo servizio, tu ti metti questi 2.000 in tasca, in più ti dice ok, ti do altri 1.000 da spendere in advertising, inizi a spendere questi 1.000 facendo delle campagne pubblicitarie per lui e fai queste ad e inizi a lavorare. Dopo questo mese qui, lui magari è contento dei risultati, gli piacciono questi risultati, decide di rimanere con te per di più, quindi ti paga anche il secondo mese. E vedi che il secondo mese tu ottieni, fai le stesse identiche cose del primo mese, stesse ad, stesso budget, avevi il primo mese 1.000 euro, il secondo mese hai 1.000 euro, ma ottieni dei risultati più alti, ok? Perché questo? Perché il compound effect, quindi delle azioni che abbiamo fatto in passato ripagano nel futuro, azioni che abbiamo fatto nel passato ripagano nel futuro. E infatti faccio proprio l'esempio specifico per questo caso qui è che delle persone sono entrate nel funnel nello scorso mese, delle persone hanno visto quelle ad lì, quelle persone sono venute a conoscenza di questa attività e decidono di diventare, hanno una customer journey appena un po' più alta e decidono di diventare clienti il secondo mese. Ed è per quello infatti che consiglio sempre a tutte le persone, anche all'interno di Fruitful Agency, è una cosa che spingo tanto, ehi, ti spiego, guarda, perché se riesci a tenere un cliente per circa 4 mesi, 3-4 mesi, sai che potenzialmente quel cliente rimane con te per sempre, perché è sempre un migliorare dei risultati e soprattutto anche per altri aspetti che adesso non voglio spiegare in questo video, perché non è questo l'argomento del video, che lui si abitua a questo investimento, eccetera, eccetera. Sono altre cose che lascio per un altro video. Però questo qui è il fattore compound effect, che azioni fatte in passato ripagano nel futuro.
Ok? Quindi continuando a lavorare si creano sempre più azioni che abbiamo fatto nel passato che pagano nel futuro. Quindi man mano che passa il tempo abbiamo sempre più risultati. Ed è la stessa cosa per quanto riguarda il nostro business. Adesso dicendo queste cose qui, quindi fino a questo punto, 10 minuti del video, magari tu stai pensando che questo vale solo per chi ha già dei risultati e vuole ottenere dei maggiori risultati. Quindi hai già qualche risultato e vuoi raggiungere dei risultati più alti, sai che lavorando meglio, sapendo dove mettere le tue energie, otterrai sempre più risultati. E non è grazie a questo mese qui che hai lavorato meglio e che hai guadagnato di più in questo mese, ma è grazie alle azioni che hai fatto in passato, che è verissimo, però siccome so che tante persone guardano questo video qui, sono anche persone che vogliono iniziare. Quando si vuole iniziare si crea, soprattutto quando non si riescono a vedere ancora i primi risultati, c'è uno sbaglio che fanno tantissime persone, che è quello di... Ci sono due cose, sono molto pericolose, e bisogna essere bravo a capire le due cose. Ed è difficile, può sembrarti una cosa banale adesso quando te la spiego, ma è difficile capire qual è la cosa a lungo termine da fare che ti dà risultati a lungo termine, la cosa a breve termine. E solo a lungo termine non funziona, solo a breve termine non funziona. Ok? Quindi devi essere bravo a capire queste due cose qui. E ti dico che è difficile perché io stesso, fino a poco tempo fa, confondo molto la differenza tra queste due cose. Adesso a breve spero di essere più chiaro. Quindi, come stavo dicendo, gli errori che fanno la maggior parte di persone che vogliono iniziare è che studiano, vanno e studiano. Iniziano a studiare delle informazioni. Questo è un game a long term, perché le informazioni che stai studiando oggi, le 3 ore che stai studiando oggi al giorno, o le 10 ore, un mese, quello che è, che stai dedicando adesso nel studiare, è qualcosa che ti ripagherà molto nel futuro. Non adesso, non vedi nessun risultato da questa cosa qui, subito, ed è a lungo termine, ed è giusto. Poi una persona inizia a fare delle azioni. Adesso qua ci sono due casi. O la persona conosce bene il compound effect, quindi conosce bene il fatto che se continuo a fare questa azione qui, tutti i giorni continui a fare questa azione. Facciamo un esempio figurato, un esempio proprio così capisci bene di cosa parlo. Contattare attività, potenziali clienti. Quindi vuoi prendere il tuo primo cliente, inizia a contattare questi potenziali clienti e vai e decidi di contattarli attraverso Loom, Videoloom, ok? Quindi crei questo Videoloom e ogni giorno mandi Videoloom, 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 Videoloom e li fai più o meno simili, ok? Sempre a tutte queste persone qui continui a mandare Videoloom e quindi Massive Action. E sei focalizzato nel compound effect, sai che oggi questo mese qui non hai ottenuto dei risultati, il prossimo mese non hai ottenuto dei risultati, il terzo mese inizi ad avere anche dei risultati grazie alle azioni che hai fatto in passato. Ma la cosa è che è pericolosa questa cosa qui, perché a un certo punto, se quel loom lì non funzionava, non c'è nessun risultato qua. Passano 3 mesi e tu non hai ottenuto nessun risultato. La bravura invece è essere a metà. Quindi facciamo l'altro esempio, la seconda persona invece che pensa molto a breve termine, quindi fa il loom. E tutte le volte decide di cambiare loom. Solitamente questa persona che decide di cambiare tutte le volte loom, quindi manda un loom, vede che non ha funzionato, l'attività che ha contattato non ha risposto, quindi decide di cambiarla e fare un altro, poi ne fa un altro, poi ne fa un altro, poi ne fa un altro. Solitamente questa persona che salta da una cosa all'altra, provando solo una volta ogni cosa, è una persona che non pensa a lungo termine, quindi fa solo una settimana e poi si ferma. Ok? Poi si ferma e adesso vedi che non c'è nessun compound effect. E magari c'è un compound effect, un effetto che viene dopo di questi loom qui, che magari una persona che gli risponde: ehi, guarda, ci è piaciuto molto il tuo loom, però il titolare è impegnato. Ok? Questo qui è un feedback che tu hai ottenuto. Ok? Adesso ho parlato di feedback. Infatti, dobbiamo iniziare a capire che c'è un compound effect, qualcosa che quando io faccio le azioni oggi, domani, dopodomani, dopodomani, continuo a fare delle azioni, devi considerare l'aspetto feedback, quindi pensare a breve termine e a lungo termine nello stesso momento. E torno a me, la mia situazione è che è stata dove conosco molto bene il breve termine, conosco molto bene il miglioramento, quindi capisco molto bene come migliorare me stesso basato sui feedback che ottengo. Quindi faccio tot azioni, vedo il feedback, vedo quello che ha funzionato, quello che non ha funzionato e faccio sempre più di quello che ha funzionato e meno di quello che non ha funzionato. Poi creo un team, riesco a creare dei bei meccanismi, ci metto tanto tempo. Poi però, come ho detto prima, ho iniziato ad associare che ho iniziato a vivere su, ok, sono stato bravo a fare questa cosa qui, ecco questa qui è la cifra che guadagno, il prossimo mese devo continuare a migliorare se voglio guadagnare di più. Lo stesso mese, ma di la verità è nei mesi futuri. Ed infatti questo l'ho sperimentato, l'ho proprio capito, in questi 10 giorni qui ho speso tanti soldi, ho iniziato a non lavorare, malato, gira qui, fai questo, fai quello. È stato il mese in cui l'azienda ha fatturato più in assoluto. In questi 2 anni non c'è stato un mese come questo di gennaio 2020.
c'è stato un picco davvero molto alto, ma questo non è grazie ai risultati di questo mese perché non ho lavorato praticamente niente, ma è grazie ai risultati del lavoro che ho fatto nei mesi scorsi. Nei mesi scorsi ero molto bravo a capire il feedback e a migliorare basato su questo feedback, migliorare, migliorare, migliorare. E c'è stato di conseguenza anche un effetto a lungo termine, semplicemente perché so che continuo, perché l'unica variante, prima ho detto, è che quando una persona inizia e cambia tante cose e si basa molto sui feedback e cambia tante cose, solitamente fa una settimana, 2 settimane, un mese e poi si ferma perché si stanca. Ok? C'ho questa mentalità a short term. Il punto è che io non riesco a fare questa cosa qui semplicemente perché ho già ottenuto dei risultati. Anche questa persona qui che cambia, 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 ma ha già ottenuto dei risultati, continua, è incentivata a continuare perché ha già ottenuto dei risultati, sa che questa qui è la cosa che gli fa ottenere dei risultati, quindi continua a cercare. L'altra persona invece è molto più vulnerabile, molto. Pensa subito, ok, questo qui non fa per me, questo business qui non fa per me. No, il corso che ho preso non va bene, no, le informazioni, o devo prendere un corso, o queste informazioni qua che so sono sbagliate, o non sono bravo a parlare, non fa per me, forse perché sono straniero, forse per questo, inizia a darti tutte queste scuse e ti fanno smettere. Ma quando hai già ottenuto dei risultati, queste scuse si cancellano perché hai già ottenuto dei risultati, quindi questo non vale più ed è per questo che continui a fare questa cosa. Quindi, ci siamo fermati al punto del feedback. Una persona deve essere bravo a giocare entrambe le cose, a essere in uno sweet spot, quindi a metà tra long term e short term. E ti faccio quindi di nuovo l'esempio per quanto riguarda il loom. Una persona deve essere brava a non saltare a fare un loom, adesso ti faccio proprio questo esempio qui del loom che ho fatto prima. E una persona non devi saltare a fare questo loom, questo video qui, questo video, poi un altro video, fai dei video diversi e li mandi tutte a persone diverse. Ma piuttosto devi fare 20 di una cosa. Quindi la prima persona era quella che pensava a lungo termine e pensava che era il compound effect. Fai delle azioni oggi, prima o poi. È perché quando andiamo nei video motivazionali, questo è quello che ci viene percepito, non è una cosa che noi. Non è qualcosa che noi facciamo apposta, è qualcosa solo che l'abbiamo imparata. Ci dicono, ehi, continua a fare questa azione qui, prima o poi ottieni i risultati. Keep going, keep going, keep going. Continua a fare questa cosa qui, otterrai i risultati. E una persona pensa letteralmente a questa cosa qui, continua a fare sempre la stessa azione, sempre la stessa azione, continua, 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 fino a quando non ottengo risultati, ma non c'è stato nessun miglioramento. Mentre quello che tu devi essere bravo a fare è che devi migliorare, quindi prima pensa a breve termine, pensa a lungo termine, il lungo termine c'è, garantito. Migliora, fai 20 di una cosa, vedi cosa ha funzionato, cosa no, se non ha funzionato adesso cambia, però devi fare un numero appena un po' più grande. Puoi migliorare, vedere cos'è che ha funzionato. Qual è la cosa che ha funzionato di più? Adesso iniziare a fare di più di questa cosa qui che ha funzionato e sempre meno delle cose che non hanno funzionato in modo da migliorare sempre di più. E adesso, poi, nel lungo termine, vedrai anche un compound effect. Quindi dei risultati che arrivano dopo, che sono sempre più alti rispetto all'inizio. Magari il primo mese contatti non hai nessun cliente, però ogni settimana hai cambiato, hai migliorato sempre la tua modalità di. Grazie ai feedback hai migliorato la tua modalità di esprimerti, cosa spieghi, quali sono i punti che vai a toccare con questi video qui e alla fine di questo mese qui tu sei molto meglio. Giorno 1, giorno 30, giorno 30 sei molto meglio di giorno 1, mentre l'altra persona che fa tutte le cose sempre uguali, giorno 1 e giorno 30 sono identici, ok? Quindi questo qui è, spero che abbia senso. Bevo un attimo un goccio d'acqua. La mia testa sta esplodendo, sono troppo caldo. E niente, quindi io in questi 10 giorni qua ho letteralmente capito, ho iniziato a vedere le cose in modo molto più chiaro perché per 10 giorni non ho lavorato e ho visto davvero dei grandi risultati. E io ho capito che questi risultati sono stati dati dalle cose che ho fatto in passato, che ho migliorato in passato. E all'inizio è l'aspetto fondamentale, il compound effect, quella cosa di capire che continui a fare l'azione oggi. Basandoti anche sui feedback, non solo che continui, perché sentirai persone che dicono continua a fare la stessa cosa, otterrai risultati. No, se non funziona, non devi continuare, devi farla per un numero tot di tempo. E di nuovo, non provare solo una volta, perché magari una persona cambia ogni volta che fa una cosa, e poi un giorno riceve una chiamata e non sa più qual è la cosa che ha funzionato. Devi lasciarla per un po', ed è la stessa cosa che facciamo con le ad. Testi, non è che la cambi ogni 10 minuti l'ad, la lasci per dei giorni, 3-4 giorni, vedi se performa bene. Fai delle copie, ne lasci delle altre e poi vedi qual è quella che ha performato bene, spegni quella che performa male e scali quella che ha performato bene e poi continui a ottimizzare. La stessa cosa che dobbiamo fare nella vita. Magari certe persone sono bravissime a farle in una macchina, ok? Ma poi si scordano che la vita è uguale, è la stessa identica cosa. E quindi un'altra cosa, un'altra l'importanza di avere un team e avere dei sistemi.
prima di questo mese qui, quindi circa un mese fa, appena un po' di più di un mese fa, ho dovuto creare un sistema che ho odiato. Ho odiato fare questa cosa qui perché ho impiegato davvero tantissimo tempo, ci ho messo tipo una decina di giorni per creare questa macchina qui, e che è molto complicata. Ho davvero odiato, è la prima volta che proprio mi sveglio e devo dire no, cavolo, e cercavo di trovare altre cose da fare, ok? E, no, devo fare questa cosa qui, no, devo fare questa cosa qui, cercando di scappare dal fare quella cosa lì. L'ho odiato fare questa cosa. Però questo qui, i risultati che abbiamo ottenuto questo mese qui sono grazie al lavoro che ho fatto in quei 10 giorni, dove quella macchina che avevo fatto mentre la facevo non mi faceva guadagnare niente, ok? Poi ho pubblicato questa macchina qui, ho iniziato a utilizzarla e abbiamo ottenuto dei bei risultati. E la stessa cosa vale nella creazione del team, nella creazione di sistemi, quindi capire che per andare avanti creiamo un sistema, poi un team fa parte del sistema perché questo sistema qui va monitorato, va sistemato, ci vuole qualcuno che lo gestisce, ok? Che lo controlla. E questo è il team, sono delle persone, non si può tutto automatizzare, ok? Ci vogliono delle persone umane. Una volta che crei questo sistema qui, puoi andare a passare e crearne un altro. E queste qui sono le cose che ti portano i risultati nel lungo termine. Quindi avere dei sistemi è l'unico modo per poter scalare. Questo qui vale per le persone che già stanno ottenendo dei risultati. Crea dei sistemi. Ed è la stessa cosa che insegno all'interno di Fruitful Agency. Inizio a ottenere i primi risultati, i primi clienti. Adesso creiamo il funnel per l'acquisizione dei clienti, dove adesso utilizzo i soldi per comprare il tempo. Non ho più tempo a disposizione. Pago per prendere i clienti. Creo un meccanismo. Ci metto del tempo a creare questo meccanismo e continuo a ottimizzare questo meccanismo. Adesso vedi che c'è una crescita perché metto soldi, prendo clienti, guadagno soldi, rimetto, guadagno sempre più clienti, ottengo sempre più clienti. Questo è un meccanismo che ci vuole del tempo per farlo. Però per scalare, per dividersi dalle persone che inizieranno domani, bisogna fare qualcosa di diverso e bisogna pensare a lungo termine. Ok, spero di non essere stato troppo confusionale in questo video qui. Una cosa molto importante, come ho detto, compound effect è quello che guida tutto quanto. Capire che azioni che facciamo oggi portano risultati in futuro. E se stai iniziando te la tua agenzia di social media marketing, sappi che se tieni in considerazione, quindi se non provare sempre cose diverse, continua con una cosa e a migliorare quella cosa lì. Vedi feedback, fai tot azioni, 20 azioni, guarda i feedback, cosa hai ottenuto, non hai ottenuto niente, prova a cambiare, fai altre 20 azioni in modo diverso. Vedi qual è quella, qua hai ottenuto un risultato, allora fai un'altra cosa, cerca di migliorare, cerca di capire qual è la cosa che ha funzionato, migliori e fai altre 20 azioni e continui a migliorare. Non ti deve interessare dei risultati, ma finché tu continui a migliorare, a cercare questo feedback, può metterci un mese, 2 mesi, 3 mesi, poi ottieni. A un certo punto inizierai a vedere tanti risultati che non sono grazie a questo mese qua, ok? Molto importante. Questa qui è una cosa che vedo tutti i giorni all'interno di Fruitful Agency. Ci sono persone che lavorano intensamente per un mese, 2 mesi, stanno per mollare, poi boom, 4 clienti in un solo mese, ok? Ma semplicemente perché hanno continuato a migliorare in questo tragitto e hanno avuto dei risultati grazie al compound effect. Ed è la stessa cosa che utilizzi quando devi creare un team. Prendi una persona, non sa cosa deve fare, stai sprecando del tempo a insegnargli come gestire le tue cose. Perché soprattutto quando siamo abituati, e l'imprenditoria online è una cosa molto comune, siamo abituati a fare tutto da soli, ok? Abbiamo questa sindrome dell'avere controllo su tutto. Vuoi avere tu controllo su tutte le cose, devi sapere tutte le cose che stanno succedendo. E non riesci a poter fare outsourcing di una cosa, delegare una cosa, quindi non vedere più questa cosa qui, iniziare a concentrarsi in altro, non riusciamo a fare questa cosa qui. Quindi all'inizio sai che devi cambiare questa cosa se vuoi andare a dei livelli più alti, perché devi iniziare a concentrarti a fare cose che fanno ottenere più compound effect, che portano avanti la tua azienda. Però inizialmente dovrai prendere una persona e dovrai iniziare a insegnargli, dovrai iniziare a spiegare come tu rispondi a queste persone, come rispondere alle mail, cosa fare quando succede questa cosa, come fare quando succede quest'altra cosa qui, come provare questa cosa, quindi come gestire le tue cose. E devi iniziare a insegnare, insegnare, insegnare. Però il punto è che tante persone non vogliono fare questa cosa qui perché non conoscono il compound effect, non capiscono che oggi che gli insegni una cosa, poi adesso sa come si fa questa cosa qui. In futuro, man mano che passa il tempo, il valore di questa persona qui sale. Quindi adesso tu stai sprecando del tempo, ma poi potrai dedicare il tuo tempo a fare qualcos'altro e questa persona sa fare bene il suo lavoro e continuerà a migliorare col tempo che passa. Ed è per quello che nelle aziende, la persona che è per più tempo in un'azienda e tu la vuoi togliere al titolare, il titolare fa di tutto per non far andare via quella persona, perché c'è stato un grande compound effect. Quella persona lì ha già ricevuto tanti investimenti da parte dell'azienda a livello di tempo. Questa persona qui è cresciuta. Non vuoi lei che gli togli questa persona perché poi dovrà prendere un'altra persona e dovrà fargli rifare tutto da capo. Ci vogliono 20 anni per arrivare a certi livelli, ok? È la stessa identica cosa.
Quindi, con questo video qua è tutto, spero di essere stato d'aiuto. Mi raccomando, non pensare troppo a lungo termine, non pensare a breve termine, non provare sempre cose diverse. Conosci il compound effect? Due cose ti portano ai primi risultati. Per gli altri risultati abbiamo parlato, abbiamo già detto, ho già detto delle cose, però per chi vuole ottenere i primi risultati, due cose sono molto importanti. Compound effect e feedback, ok? Conosci il feedback, conosci il compound effect, ottieni dei risultati, perché continui a migliorare sempre di più basato su feedback. Per avere un feedback devi fare a un tot di volte la stessa identica cosa, non puoi fare sempre diverso perché se no non capisci qual è la cosa che ti ha fatto ottenere dei risultati, o magari a volte è fortuna, ok? Se hai mandato un lume e quella persona ti risponde, chiudi quel cliente lì, non è perché quel lume lì ha funzionato, a volte può essere che potevi mandargli anche un altro lume e sarebbe funzionato, ok? Devi farlo un tot di volte. Vedi feedback, questo cliente qui ti ha risposto, adesso sai cos'è che funziona, analizza questa cosa e migliora sempre di più questa cosa e tieni in mente il compound effect. Se continui a fare feedback, guardare feedback, non puoi non ottenere risultati. Non devi prendere nessun corso di formazione, non devi andare a pagare nessuna persona, letteralmente solo con queste informazioni qua puoi davvero ottenere i tuoi primi risultati. Poi da lì diventa più facile non mollare. Perché? Perché è troppo tardi per tornare indietro. Con questo video qua è tutto. Se hai imparato qualcosa, puoi lasciare un mi piace e lasciarmi un commento. Fammi sapere che cosa vorresti vedere da me, quale video vorresti che io faccia. E niente, ci vediamo alla prossima.